A che serve dire che si ha fede e si è cristiano se non si prova con i fatti? Come può una fede del genere salvare qualcuno? Se qualcuno ha bisogno di cibo o vestiti e voi gli dite arrivederci e che Dio ti benedica, riscaldati, mangia quanto vuoi, ma poi non gli date quello che gli occorre. A che gli servono le vostre parole? Vedete perciò che non basta soltanto avere fede, dovete anche agire bene per dimostrare che l'avete. La fede che non si rivela con le buone opere non è affatto fede, è una cosa morta e inutile. Queste parole sono prese dalla lettera di Giacomo nella Bibbia, capitolo 2. Versetto 14 a 17. Attraverso la storia tantissimi santi hanno preso queste parole sul serio e hanno fatto dalla carità, da fatti concreti di fede, la loro strada di santità. Non ci stupiamo di trovare tra questi santi alla nostra Santa Rita d'Acacia, la quale molto prima di entrare in monastero già faceva il suo meglio per aiutare tutti quelli che poteva, prendeva cura dei malati, aiutava tutti coloro che avevano bisogno, alimentava quelli affamati, aiutava con una parola di conforto a quelli stanchi, a quelli tristi, e pregava per i peccatori per aiutarli a trovare la strada del ritorno a Dio, come ha fatto durante tantissimi anni con il suo marito. Ora che è una monaca, che è entrata in monastero, non è che rimane chiusa pregando tutto il tempo. Rita continua ad essere un punto di riferimento per tutti i sofferenti di Cascia, di Rocaporena, di tutti i paesini intorno. Lo fa durante la vita e lo fa ancora oggi. Sono 600 anni che tutti quelli che abbiamo avuto bisogno andiamo da lei e troviamo in Rita d'Acacia una donna della carità. In questo nonno giovedì di Santa Rita, nel mezzo dell'ottava di Pasqua, noi vogliamo guardare il suo esempio, non per soltanto chiedere il suo aiuto, certamente lo chiediamo con tanta fede, ma anche per imitare il suo esempio, perché non ci gioverebbe avere fede e pregare a Rita per chiedere la grazia, per chiedere il suo aiuto in tempi di necessità, se noi non facciamo lo stesso con i nostri fratelli, con coloro che soffrono in tempo delle loro necessità. Allora, in questo nonno giovedì andiamo con fiducia da Rita per chiedere la sua intercessione, nella sicurezza che lei ascolterà la nostra preghiera se noi imitiamo il suo esempio di carità. Buon giovedì di Santa Rita, buona Pasqua. Pace e bene.